troviamo nella Biblioteca Nazionale Braidense all'interno del Palazzo di Brera a Milano e questa sera inauguriamo una mostra dedicata all'astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli, una mostra intitolata Di pane e di stelle in occasione del centenario della sua morte. Il materiale che trovate è appunto, credo che percorra tutta la vita di Schiaparelli, tra diciamo, aspetti professionali così come aspetti diciamo, privati, di una persona che è stata, oltre ad essere un astronomo di fama internazionale, direttore per moltissimi anni dell'osservatorio. Uno scienziato straordinario che si è occupato di tantissime cose, facendo un'attività veramente incredibile. Veramente la prima cosa che mi sono chiesto è dove trovare il tempo. Una risposta è probabilmente perché non dovevo leggere e rispondere le mail. Mi sono accorto che in realtà si poteva leggere in controluce la vita di Schiaparelli anche in termini contemporanei e quindi potremmo provare a fare questo esperimento insieme. Questa è la sua firma, questa è la mappa di Marte, sappiamo tutti che la toponomastica marziana è ancora quella di Schiaparelli, i nomi sono rimasti e quindi ci sono sonde spaziali che stanno passeggiando tra le formazioni battezzate da Schiaparelli. Amava ripetere che l'uomo non può vivere solo degli aspetti quotidiani e concreti, non può vivere solo del pane, ha bisogno anche di una alta aspirazione che appunto che dia un senso alla sua vita. Per noi è stato come fare un viaggio che comincia quando Giovanni ha 4 anni e in braccio a suo padre vede per la prima volta le stelle cadenti, questa cosa la dice lui, e che finisce il 4 luglio di 100 anni fa quando... La mostra proseguirà per un mese, sarà aperta quindi dal 15 settembre al 16 ottobre, aprirà tutte le mattine dalle 9.30 alle 13, dal lunedì al sabato.